Un paese senza possibilità di inviare raccomandate, atti giudiziari, posta ordinaria, riscuotere assegni postali e bancari a causa della rottura della macchina francatrice. Succede a Monteleone di Puglia a causa della mancata sostituzione o riparazione dell'unica macchina bollatrice della filiale. I 1000 abitanti della cittadina dei Monti Dauni per mettere in riscossione gli assegni e per inviare la corrispondenza sono costretti a spostarsi da oltre un mese nei comuni limitrofi di Anzano, Accadia, Savignano, Zuncoli e Ariano Irpino. La rottura di un apparecchio del costo di solo qualche centinaia di euro sta provocando difficoltà innumerevoli ai cittadini, ai professionisti e agli imprenditori locali. Il sindaco Giovanni Campese, raccogliendo le lamentele di diversi cittadini per il mancato invio della corrispondenza, dell'avvio della procedura per la riscossione degli assegni, ha scritto alla direzione regionale, provinciale e all'ufficio reclami di Poste Italiane, evidenziando che il disservizio mina il normale funzionamento dell'ufficio. È di tutta evidenza come l'interruzione di un servizio così importante e irrinunciabile, quale la corrispondenza, provochi seri disagi. Tutto questo è inaccettabile, ha dichiarato nella missiva il sindaco, invitando le autorità preposte a ripristinare immediatamente il servizio a francazione e migliorare tutti gli altri servizi erogati ed erogabili e a installare un postamat esterno. Il primo cittadino si riserva ogni diritto e azione contro l'azienda.